me, ma che tu vai dire, va? Ciao Dani, forza Crotone. Ricordando soprattutto le vittime di Steccato di Cutro. Siamo tutti quanti giù di morale per questa cosa che è successa. Cosa diciamo del Crotone questa sera? Speriamo che vince, puntiamo tutti a vincere questa partita. Forza Crotone? Forza Crotone sempre. Un napoletano che va a vedere il Crotone può essere solo di buon auspicio. Forza Crotone! Sempre, ogni volta che c'è il Crotone. Con i figli allo stadio? Sempre con i figli allo stadio, ogni volta che gioca il Crotone. Tra cui un Danilo. Certo. Forza Crotone. Forza Crotone sempre. Ciao. E oggi bisogna, almeno per i tifosi, il risultato, diciamo, ormai il vantaggio è troppo ampio, però per i tifosi ci vuole sta vittoria, dobbiamo vincere a tutti i costi. Forza Crotone. Sempre forza Crotone. Il Crotone sicuramente deve vincere stasera per dimostrare che noi siamo sempre il Crotone, perché il Catanzaro pare che sta vincendo la Coppa del Mondo con questo campionato che l'ha vinto già. Chi è il tuo giocatore preferito? Ovviamente il capitano Vladimir Golemic. Non dimenticando questa sera il sentimento verso le tante persone che hanno perso la vita su quella spiaggia, non lontano da Crotone. Sicuramente ci sarà un minuto di raccoglimento per quelle povere vittime decedute. Sperando che nei playoff, perché ormai facciamo solo i playoff, cambiamo qualcosa di propositivo, perché onestamente giocando così, con questa lentezza, mi sa che non facciamo molti passi avanti. E salutiamo Giacomo Figliuzzi. Salutiamo Giacomo Figliuzzi. Cosa aveva da ridere? Cosa aveva? Da ridere. Niente, c'ho l'adrenalina a mille. Comunque stasera un successo sicuramente. È una partita importante. Che vinca il migliore sicuramente, noi ti faremo comunque sempre Crotone. Da Ciro Superiore. Sì, ok. Sì. Forza Crotone. Sempre. Dopo la partita sì. Ci vediamo. Sì. Va bene. Sperando di una buona notte. Dani, allegro. Dani. Dai, guardate che ce la facciamo stasera. È stata una bella partita, fin dall'1-0 stavamo giocando bene, però quando hanno fatto 1-1, come posso dire, siamo calati. Adesso come ci prepariamo a questi playoff? Secondo me dobbiamo essere ancora più forti di quello che stiamo facendo in questo momento. È un bel match, è stata equilibrata, meritava il Crotone. Da dove? Dal gioco. Meritava. No, di dove sei? Io da Petilia Policastro, di Foresta, Sofome. Vergogna, ci vediamo ai playoff. Era fuori gioco. Carica. Sempre no, telecamera. Sulla partita, ma era già scontato la partita. Vieni qui, aiuto, vieni. Hanno giocato soprattutto per il parente, dai. Dobbiamo vincere. Se noi non saliamo l'anno prossimo, di noi in Serie C, non va bene. Mi suggeriscono anche tu da Petilia. Sì. Siamo parecchi che sosteniamo il Crotone. E fate bene. E io sono re, sono giallorossa, eppure rosso blu. E di Cila i paesani a me. Il Crotone si è fatto rispettare di fronte a una corazzata come il Catanzaro. Bella partita, pareggio giusto. Buonasera, vorrei fare un appello al signor Iemmello Pietro il Catanzaro, che mentre usciva dallo stadio diceva delle parole poco consone per un campo di calcio, sempre. E vorrei ricordargli che l'uomo che è, lo sa tutta Italia, purtroppo l'abbiamo visto a Foggia, quando Foggia-Bari purtroppo è successo quell'episodio, però se l'è meritato. E quindi sempre forza Crotone, però Iemmello rimane quello. Oggi ha avuto l'occasione, specialmente il mister, il secondo tempo, dopo il gol doveva cambiare atteggiamento, doveva fare un'altra partita, doveva fare dei cambi, non l'ha fatto. Catanzaro non l'ha rubato il pareggio. Non lo scopriamo oggi, il Catanzaro, squadra compatta, però lo squalo poteva fare qualcosa in più. Come ci prepariamo adesso ai playoff? I playoff sono una lotteria con squadre del nord che non conosciamo molto bene. Speriamo che vada bene al Crotone. Giusto il pari alla fine. Un tempo l'uno. Come si è comportato il Crotone? Ho giocato bene, sì. Ho fatto un'altra partita. E per finire, come si dice?
sempre e per sempre Forza Crotone. Sempre Forza Crotone. E per finire come si dice? Forza Crotone, Forza Squali. E per finire come si dice? Forza Crotone, Forza Squali. E per finire come si dice? Forza Squali, Forza Crotone sempre. Pettili e rosso blu. Anche qua.